Apriamo un'ampia pagina di turismo mentre dalla regione arrivano i dati ufficiali dei primi 5 mesi del 2023. In Liguria 1.700.000 turisti, il 17% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli stranieri con un aumento record che supera il 40%, circa 750.000. Tra i fenomeni del nuovo turismo ci sono le seconde case. Allora facciamo il punto da Ponente con Ilaria Linetti. Combattere il sommerso da una parte, ma capire che le locazioni brevi sono un'opportunità di crescita. Per la Federazione Italiana Agenti Immobiliari, le possibilità di contratti regolari per trasformare il proprio appartamento in un bed and breakfast hanno diversi lati positivi, ma con attenzione. Le strutture alberghiere si lamentano di quella che è una concorrenza a volte sleale, quando appunto i privati affittano senza regole. Come categoria cerchiamo di difendere chi fa le cose per bene. Chiaramente abbiamo il sostegno della polizia locale, dei sindaci di tutte le città, che controlli quelle che sono le strutture non identificate con questo codice CITRE e chi fa in maniera abusiva e sommersa questo lavoro, che va a dare una concorrenza sleale a chi fa turismo in maniera professionale. In generale gli affitti brevi sono aumentati. Abbiamo rilevato un pieno e poi abbiamo visto che la domanda delle locazioni brevi ha un segno positivo del più 12%. Per molti consumatori però l'aumento dei prezzi fra la fine del 2022 e il 2023 ha significato dover rinunciare o dover ridurre le vacanze. È un po' la regola di mercato della domanda all'offerta. La domanda sta piano piano aumentando e l'offerta comincia a scarseggiare, anche perché tanti si rivolgono adesso verso le locazioni brevi, che è un contratto molto più flessibile, perciò le persone non sono legate a degli orari, e in modo particolare per chi è proprietario di un immobile è un contratto con 0% di morosità, perché è un pagamento al consegno delle chiavi. In tutta la Riviera sono comunque piene le strutture di ogni tipo.